bentornati. Oggi nel nostro cammino all'interno degli Atti degli Apostoli ci fermiamo soltanto su un piccolo episodio nel cuore di questo libro molto particolare del Nuovo Testamento e di tutta la Bibbia, il capitolo quindicesimo, che potremmo dire quasi al centro di questa opera. Dopo aver visto come viveva la comunità a Gerusalemme, nei primi capitoli dal primo al settimo, dopo aver visto alcune figure di evangelizzatori tra i capitoli 8 e 14, ecco che l'azione torna a Gerusalemme. Siamo tutti di nuovo lì dove il Signore Gesù ha vissuto la sua Pasqua, dove è sceso lo Spirito Santo, dove tutto ritorna per ripartire. E questa volta tutti si radunano a Gerusalemme, anche se erano stati dispersi, per prendere una decisione importantissima, una decisione chiave che risolve, potremmo dire così, il primo problema significativo che la Chiesa si ritrova a vivere. Qual era questo problema? A noi può sembrare un problema un po' strano, ma è di vitale importanza. Il problema era questo: c'erano tante persone che non erano ebree, che non avevano alcun legame con la religione ebraica, ma che accoglievano l'insegnamento degli apostoli, l'insegnamento dei missionari, e accoglievano Gesù come Signore della loro vita, volevano vivere la comunione con il Signore Gesù. Fino a quel momento tutto questo si svolgeva per coloro che erano ebrei e che conoscevano benissimo non solo la fede ebraica, ma anche erano inseriti a diverso titolo all'interno del popolo di Israele. E così si pone la questione: li dobbiamo far diventare tutti ebrei perché poi possano essere cristiani? A noi la risposta sembra quasi scontata, ma all'epoca non era per nulla così. E potremmo anche meravigliarci. Ma invece la questione era molto seria, perché molti dicevano: Gesù ha annunciato la sua salvezza a coloro che erano eredi delle promesse di Abramo, e soltanto quelli che erano depositari di queste promesse possono accogliere e far parte del popolo nuovo che Gesù viene a costituire. Ma invece Barnaba e Saulo, e così anche altri, avevano cominciato a fare delle cose diverse, a non chiedere più di essere parte del popolo di Israele per tutte le persone pagane che venivano alla fede. Inaugurano così, potremmo dire, la Chiesa come la conosciamo noi, come un popolo che ha un legame con la religione ebraica, ma in maniera molto esteriore, come riferimento, come depositari di una promessa che è quella che è contenuta nell'Antico Testamento, ma che ha anche una novità propria, totalmente indipendente dalla fede ebraica. E così noi oggi concepiamo la Chiesa solo in questo modo, non la concepiamo più come parte, potremmo dire, uno sviluppo della fede ebraica. Ebbene, questo dilemma fu risolto da un confronto tra tutti gli apostoli con coloro che sostenevano le diverse idee. La decisione che fu presa in quello che viene chiamato il Concilio di Gerusalemme è quella appunto di lasciare che i pagani possano credere e avvicinarsi alla fede di Gesù senza chiedere l'osservanza di tutti i precetti della legge giudaica, tranne alcuni piccoli elementi che sarebbero stati, potremmo dire così, ambigui nel vivere la fede cristiana. E così noi possiamo chiederci oggi, e puoi chiedertelo anche tu andando a rileggere questo capitolo quindicesimo degli Atti degli Apostoli, se siamo pronti e disponibili a lasciare che l'annuncio del Vangelo possa addirittura modificare il nostro modo di vedere la vita, la religione, addirittura il modo di vivere la fede cristiana, senza stravolgere, ma con un'apertura grande
alle novità dello Spirito. Tu sei pronto a lasciarti meravigliare e cambiare dall'opera dello Spirito Santo nella tua vita, nella vita della tua comunità? Prova a chiedertelo leggendo questo capitolo quindicesimo degli Atti degli Apostoli. Ci vediamo il prossimo giovedì. Ciao!